Buongiorno, buonasera, qui Shadow Yoshi e siamo su una nuova puntata di Chain Reaction. L'ultima volta abbiamo frugato tra i ciliegi, eravamo inseguiti dalle scimmie ninja, almeno credo siano scimmie, e oggi siamo nel bel mezzo dei laser. Mi duole informarvi che questo livello non è blind, nel senso che oggi ho registrato tipo questo livello e i prossimi due. Solo che questo livello non l'ha registrato Bandicam e gli altri due sì, quindi non è blind. Attenzione ai laser, se qualsiasi cosa tocca i bersagli rossi, il laser più vicino sparerà, quindi. Esatto, come potete vedere, anche gli sprite vengono distrutti. Ricordo più o meno cosa devo fare, ma. Ovviamente non ho preso lo Yoshi, mamma mia. Non manca troppo al checkpoint da quel punto in avanti comunque. Onestamente la parte più difficile è stata per me questa qui iniziale. Dai! Laser. Perché quell'altra era solo una questione di capire cosa fare, poi ne discutiamo quando ci arriviamo. Infatti, essendo questo livello non blind, sicuramente ci metto di meno rispetto a quello che era originariamente il tempo che ci ho impiegato. Oh, madonna. Per completarlo, ci metterò sicuramente di meno. Sarà un video un po' breve, ma ehi. Bandicam, no? Chi è qui da tanto tempo sa che io con Bandicam ci lotto da una vita. Stavo tirando in aria. Quello Yoshi va tirato in aria. Il Koopa deve essere cancellato dallo Yoshi in modo che un certo laser smetta di sparare e possiamo proseguire essenzialmente. È più evidente una volta che abbiamo preso il checkpoint. Ammesso che moriamo dopo averlo preso perché sapendo esattamente cosa bisogna fare in teoria non muoio. C'è una chance che muoio, ma. Dai, uffa. Sto sbagliando i salti. Ecco, come vedete, c'era un Koopa dove c'erano i bersagli rossi. E dovevo mangiarlo. Dovevo farlo mangiare a Yoshi in modo che questo laser qui smettesse di sparare per farmi passare. Quindi, checkpoint. Allora, hai 10 secondi per capire come risolvere ognuna delle quattro stanze prossime. Non fermarti o altrimenti esploderai. La prima si fa semplicemente così. La seconda. Come vedete c'è questo guscio che sta correndo, bisogna premere il P-switch per creare la porta. Qui bisogna fermare entrambi i gusci tirando in aria in questo modo. E si procede. Poi, questa quarta e ultima, si tira qui per aprire il blocco e si tira l'altro guscio per distruggere il blocco e sono probabilmente già morto. Vediamo. Ho esitato, è probabile che sia già morto, vediamo. Vediamo, vediamo, vediamo. Sì. Troppo lento lì. Bisogna muoversi subito, ma subito. E non toccare il. Aia. E non toccare il bersaglio che avrete visto lì. Prima dell'ultimo salto. Ah, e ogni tanto il gioco mi impedisce di entrare nelle porte perché. Bisogna essere centrali alle porte per entrarci. E se si è attaccati tipo al muro. Non sempre entra, diciamo. Come vedete. Ok, dovrei avercela fatta. È molto stretto il timer in questa stanza.
Già, 0,16. 0,16 è più o meno quello che avevo affrontato anche l'ultima volta. Questo è un livello desertico. Come dicevo, allora, al momento di questa registrazione non è blind, ma quando vedrete i video vi prometto che il quarto e il quinto sono blind. Detto questo, sì, c'è questa chiave. Magari vi mostro un attimo cosa succede con la chiave, perché... però devo arrivarci fin lì. È un trick strano ed è difficile, è TAS only, come dice la chiave. Vedete che c'è un piccolo TAS in giallo. E vorrei tirarla lassù per avanzare un pochino e mostrarvi. Voglio tirarla sopra i Munchers. E non ce la sto facendo. E quelle volte che ce la faccio finisce contro il coso. No, troppo. Ma è una buona tecnica. Non tirate, lasciatela semplicemente. Quando arriva sopra, per favore. Oh madonna, non riesco a prenderla, dai. Diciamo così, faccio il safe state. Tanto devo rifare gli altri due con i safe state per arrivare dove ero rimasto prima. Ecco, saltiamo sopra. Ora, qui c'è una pianta. Ok. Essenzialmente il concetto sarebbe far cadere la chiave, salirci sopra e in qualche modo entrare nella porta mentre la chiave cade. Perché c'è il vuoto totale qua sotto. Una roba del genere, e salire sulla chiave e entrare nella porta. Ciò porta alla fine del livello, ma beh, diciamo che l'ho fatto nella maniera normale, quando vedrete quel video. E ripeto, il quarto e il quinto livello, quando vedrete il video, vi prometto che sono blind, perché quelli sono stati registrati. Era solo questo livello che avete appena visto che Bandicam si era rifiutata di registrare. Perciò per ora abbiamo finito. Questo era il terzo livello di Chain Reaction. Io sono Shota Yoshi. Se il video vi è piaciuto, se volete vedere di più, lasciate un commento, mettete mi piace o iscrivetevi al mio canale. Detto questo, però abbiamo concluso. Perciò ci vediamo come sempre in un prossimo video. Bella!